l'idea di questo corso è quella di fare un'introduzione base molto semplice di come si utilizza la videocamera. Una prima parte, cioè come è suddivisa? La prima parte è suddivisa in una parte teorica, quella più noiosa, oggi è una parte, la prossima volta, e poi la parte più pratica ognuno porterà la propria videocamera, chi ha la videocamera, inizieremo a lavorare con le proprie videocamere, così perché è inutile che io porto la mia, che comunque porterò anche la mia attrezzatura per capire come le differenze, quali sono le particolarità di una videocamera, differenze tra una e l'altra, ma di base cercheremo di fare un lavoro sulle proprie macchine. Dopo la parte ripresa ci sarà anche una parte montaggio, porterò anche dei computer con dei software per il montaggio, impareremo a fare un piccolo montaggio con il materiale che avete girato, con il materiale che avete portato voi, o vediamo, decidiamo se porterò io del materiale, fermo tutti un video simile oppure ognuno farà il proprio, in questo vedremo in divenire. Avevamo pensato di farli il martedì perché è il giorno un po' più tranquillo per tutti, sembra, perché lunedì comunque è occupato, il giovedì anche, il venerdì anche, così martedì sempre dalle 8 alle 9, un'ora, perché dopo diventa troppo, troppo lungo, se no. Ogni martedì, adesso l'idea è 5, 6 massimo volte, vediamo se servirà di più, si starà di più. Un po' da chi non conosco vorrei sapere anche perché, cosa si aspetta, anche così io taro un po' le cose riguardo al video. Sì, io mi aspetto soprattutto di poter lavorare sui video che faccio. Più che io in grotta faccio solo macro. Non credo che farò mai riprese. Perciò il montaggio, montaggio confezionale. Sì, confezionale, sì. Una cosa che mi sono scordato, l'ultima parte si è dedicata anche al fatto dell'autoring, come viene detto, viene chiamato, ovvero la parte della pubblicazione del video, ovvero su DVD, su internet, è una parte anche, perciò tutti i codec, i formati, queste cose qua, è una parte legata anche al salvataggio, cioè di questo materiale, dove lo mettiamo e come lo salviamo. Utilizzeremo le varie tecniche, intanto qua siamo collegati ad internet, perciò non ci sono problemi per utilizzare questi Dropbox, i vari sistemi di cloud, di condivisione, YouTube, eccetera. Motivo del. Proprio questo qui, per riuscire a salvare bene, catalogare, perché io sono un analfabeta dal punto di vista informatico, però non è abbastanza. Quindi quando metteremo un po' di pazienza, quando salveremo e catalogheremo già i vari spezzoni, io non sono in grado di farlo, per Ok, catalogare sono esempio. vari E il metodi. montaggio, che chiaramente per me è arabo. Sì, la catalogazione è una cosa abbastanza. Ci sono varie tecniche, vedremo quali sono. Ecco, questo non avevo pensato alla catalogazione, bene averlo aggiunto. Perché, scusa, è Sì? proprio per questo, cioè magari uno fa piccole riprese per 3 anni e scrive tutte, deve avere una catalogazione per poi riuscire ad assemblare, Sì, poi dipende dal tipo di supporto, se viene registrato in cassetta o se viene registrato in digitale, cioè su scheda. Anche questo ha una differenza, nel sistema di catalogazione, no? Perché bene o male la catalogazione di una videocassetta è prevalentemente fisica, mentre la catalogazione dei file è virtuale, cioè come posizioniamo le cartelle, faremo anche questa cosa, come suddividiamo le cartelle all'interno di un hard disk, utilizzare il metodo di datazione giapponese, cioè ovvero anno, mese, giorno, cioè tutti questi sistemi qua. alla base c'è una serie di piccole riprese di grandi successi, quindi partire proprio dalla ripresa in grotta, l'uso delle luci fondamentale, visto, senza quello è inutile neanche andare con la videocamera, non luci da grottisti, luci quasi professionali, insomma.
Beh, ma sono difficoltà. E comunque anche la tecnica di come disporle, no? Portarle. E poi naturalmente tutte le fasi successive, quindi non solo la ripresa, ma il montaggio e tutte le operazioni, colonna sonora, l'elaborazione, i titoli, cose che faccio in modo artigianale, ma con risultati. Sarà nella parte montaggio. Anche una cosa faremo, la parte audio che tendenzialmente nei vari corsi di video non viene mai affrontata, ma vedremo sia con microfoni professionali che con microfoni a videocamera, utilizzare anche sistemi ibridi, cioè più semplici per registrare un audio buono o accettabile almeno. Iniziamo però da una cosa molto semplice, cioè ovvero perché si vede un video. Chi ha un'idea? Fisico, professore? Perché si vede un video? E da dove nasce il video? Nel movimento, c'è bisogno di vedere il movimento. Da una necessità di movimento, sappiamo che i primi, tra virgolette, video, il primo immagine in movimento sono... chi sono i? La famosa lampada di lumiere. Sì, diciamo la lampada di lumiere, in realtà prima c'erano ancora le ombre cinesi con il librettino, sono tutte cose che sfruttano una particolarità del nostro occhio. Però il desiderio, cioè, è il movimento. È il desiderio di simulare il movimento, perché comunque il nostro immaginario è comunque visivo, noi, la nostra percezione è prevalentemente visiva, perciò abbiamo bisogno di utilizzare questo sistema. Che sfrutta cosa? Sfrutta una particolarità del nostro, una particolarità fisica, diciamo un difetto, che si chiama persistenza retinica. Allora, questa prima parte sarà un po' noiosa, sarà un po' tecnica, sarà un po' roba un po' stramba, però serve per capire tutta una serie di cose dopo, in una fase successiva. Cos'è persistenza retinica? È una caratteristica del nostro occhio che trattiene l'immagine che noi vediamo, anche in questo momento, per un cinquantesimo di secondo. Iniziamo a stare attenti anche ai numeri. Un cinquantesimo, 50, primo numero. Un cinquantesimo di secondo è praticamente, si crea questa illusione di movimento. Com'è? Oppa, è troppo grande. Allora, andiamo qua. Troppo grande lo schermo. Allora, display. Beh, se no vado così, intanto è uguale. Ok. Allora, questa illusione di movimento viene data da questa persistenza retinica che ha un particolare che è questo 50, praticamente un cinquantesimo di secondo. Qua andiamo un po' a giocare con i numeri. Questo 50, qualcuno che lavora nell'elettricità potrà dire che corrisponde a cosa? Alla frequenza della corrente, che in Europa è di 50 Hz. Cosa significa 50 Hz? Abbiamo tutti più o meno un'idea di come funziona l'elettricità, cosa significa Hz, cosa significa frequenza? No? Ok. Magari Refelo può spiegare meglio con una frequenza. Una frequenza cos'è? No, ho detto che gli americani gli occhi differenti. Gli occhi differenti americani. La frequenza in pratica è un'onda e la frequenza è quante volte quest'onda va su e giù, in pratica, spiegata proprio in maniera banale. Ref sta rabbrividendo, ma comunque in maniera molto semplice è questo. 50 Hz la frequenza dell'elettricità nostra e su questa slide vedete già che c'è la televisione, c'è scritto 25 fps e iniziamo già con le sigle. Fps sono i frame per secondo, fotogrammi al secondo.
Allora, ma perché 50 per assistenza alla clinica, ma il cinema sappiamo che va a 24, abbiamo sentito che va a 24, tutto numeri strani che ogni tanto si sentono quando vediamo un documentario o parlano del cinema o dell'immagine in movimento. Ormai non se ne sentono più, mi sembra che l'ultima l'abbiano cambiata qualche mese fa, però resistono ancora delle macchine di proiezione a pellicola. E qual è il rumore della macchina da proiezione? Quando avete mai sentito il rumore della macchina da proiezione? Cosa fa? Rumore strano. Noi abbiamo detto che abbiamo 25 frame al secondo, abbiamo detto che abbiamo una frequenza di 50, la presenza del clinico ha bisogno di 50, di un cinquantesimo secondo, perciò 50 immagini al secondo. Perciò noi, per creare l'illusione del movimento, con 25 non ci bastano, vero? Perché 25 sembra, ci manca un po' di informazione. Allora, è stato creato un sistema che si chiama l'interlacciamento, ovvero viene suddivisa l'immagine in due semicampi. Cosa significa due semicampi? Che ci sono delle righe pari e delle righe dispari. Un'immagine, adesso questo che vedete, dividetela in tante righe. Le righe pari, mezza immagine, righe dispari, altra mezza immagine, interlacciate passando una vicino all'altra su 25 frame a due semicampi, 2 per 25, 50, e abbiamo la velocità della persistenza retinica. Chiaro? Chiaro, chiaro sono tantissimo. Ma chiaro perché 25 e chiaro perché 50? Sì, sì. Ok. Ma una legge macchina di produzione 24, ma quel trrr, quel rumorino è l'otturatore che fa passare due volte la stessa immagine. 24 per 2, 48. Siamo qua. La farfalla, sì, fa passare due volte la stessa immagine. E in pratica quella farfalla fa l'effetto della simulazione di movimento a 48 frame al secondo, che si avvicina molto ai 50, che più o meno è la velocità della nostra persistenza del clinico. Comunque della farfalla bloccati la luce nel passaggio del fotogramma retto. No, TAC la blocca e la riapri, la blocca, fa passare nuovo, riapri, la blocca, fa passare nuovo, cioè tutte le due immagini. Il nastro viaggia 24, ma con la farfalla, cioè con l'otturatore, aumenta la velocità, a volte va a 72, ma va anche più veloce. Nei 16 mm, nei vecchi era 3 volte, perciò bisognava moltiplicare per 3, invece questo adesso nel moderno, ovvero quelli che sono già ormai fuori produzione, è 2 volte, perciò abbiamo 48, che si avvicina ai 50 frame o fotogrammi al secondo. Questa è la prima cosa del come vediamo. È chiaro a tutti? Ok. Ricordiamo, in Europa 50 Hz, come diceva Rete, vi ho detto prima che gli americani vedi diversi, negli Stati Uniti 60 Hz. Perciò, secondo voi, quanti fotogrammi al secondo sarà un video girato in NTSC, del formato americano? 30. In realtà non è proprio 30, 29,98 per gli americani e strani, però è più o meno 30. Una roba sulle frequenze, una roba particolare, però loro hanno anche un sistema drop frame, non drop frame. Lo vedremo quando faremo l'esportazione dei video, che verrà tutto l'elenco di PAL, NTSC e tutte queste cose qua. Vado troppo veloce, troppo lento? Va bene? Ok. 25 frame al secondo. 25 frame al secondo interlacciato, ovvero fa questo giochino di interlacciamento, prima le linee dispari, poi le linee pari, per creare l'illusione dei 50, frame, anche se non è corretto dei 50 frame, ma si crea questa illusione per fregare l'occhio nella persistenza retinica. Adesso passiamo a una parte che sembra abbastanza divertente, in realtà serve per capire una cosa che faremo nei prossimi giorni, che è una cosa banalissima. Quanti colori ha l'arcobaleno?
7. Infinito. E non avesse di più, calcolando le sfumature. Cioè, è un fattore, il numero del colore del arcobaleno è un fattore culturale. Cioè, per noi è 7 perché Newton a un certo punto ha deciso che i colori del arcobaleno sono 7, per cui era un esoterico, ha deciso che voleva 7 colori e ha deciso che il 7 era il numero. Ma in realtà ci sono delle culture che vedono 3 colori, delle culture che ne vedono 4, delle culture che ne vedono 20. Dipende, è un fattore culturale. Ma cosa abbiamo fatto quando abbiamo definito l'arcobaleno? Abbiamo detto 7. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo deciso che da un punto a un altro, abbiamo deciso che quello è il colore rosso. Poi abbiamo deciso che c'è l'arancio, poi il giallo, poi il verde e poi il blu. Abbiamo deciso che quel range, quella parte di colore, l'abbiamo unita e abbiamo dato un nome. Questa operazione, quando la fa il computer, si chiama digitalizzazione. Ovvero noi abbiamo, con un processo astratto nostro, abbiamo digitalizzato una continuità. Il mondo, quello che ci circonda, la luce, tutto è analogico. Quando noi definiamo una cosa, gli diamo un'etichetta o la conformiamo all'interno di un dato e estrapoliamo da questo analogico un dato, diventa digitale, cioè la digitalizziamo, tra virgolette, perché questo viene fatto all'interno di una macchina. Ma per spiegare cosa significa la digitalizzazione. Questo per quanto riguarda la luce, i colori. Una volta digitalizzati, noi definiamo dei colori, qua ad esempio hanno diviso in 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 colori, a parte il nero, questo è il prisma, oppure che invece di colore e la luce bianca messa, se passa attraverso un prisma, si divide nello spettro visibile, che passa dal colore rosso al violetto. Perché? Perché abbiamo delle frequenze dello spettro visibile che sono praticamente le frequenze che il nostro occhio riesce a percepire. Queste frequenze sono frequenze elettromagnetiche che sono parenti delle onde radio, parenti dei raggi X, parenti, ovvero semplicemente sono delle frequenze, i raggi X, i raggi gamma e gli ultravioletti sono delle frequenze più alte, perciò più basse del violetto, il rosso e oltre sono frequenze più basse, abbiamo microonde, abbiamo l'infrarosso, i telecomandi, abbiamo la radio e tutto altre frequenze, però i colori in pratica sono frequenze, come quelle della radio, come quelle del... semplicemente che noi abbiamo un sintonizzatore, tra virgolette, che riesce a leggere questi colori. Vi è chiaro questo? Detta molto semplicisticamente, ok? Più o meno al centro di quello spettro c'è il colore, ovvero la gradazione, i gradi, la temperatura del colore media che percepisce l'occhio umano. Questo lo vedremo quando faremo la taratura del bianco, quello che dicevo prima, la taratura del bianco che si misura, la temperatura del colore si misura in gradi Kelvin e più o meno questo colore tra il giallo citrino, verdolino, questo qua è il colore della luce solare su cui noi basiamo la percezione della luminosità. Perché ovviamente abitiamo in questo, cioè su questo pianeta abbiamo questa visione della luce e noi abbiamo questa percezione. Gli altri animali, ad esempio, hanno uno spettro visibile che è diverso. Ad esempio i cani vedono la parte blu-verde, quella parte lì, la vedono tutta una striatura di verde-giallo,
e l'altra un verdolino più blu, verso un verdolino giallo, e dall'altra parte più sul rosso smorto, perché allora non serve, non servono le informazioni che servono a noi. Idem vale per i gatti. I gatti, ad esempio, hanno un altro spettro, cioè ovvero vedono lo stesso spettro ma in un altro modo. Come hanno capito questa cosa? Facendo degli esperimenti con robe colorate per capire come funzionava il tutto. Domande su questo? Tutto chiaro? Sì? Bene, ok. Allora, occhio. Come è fatto l'occhio? Abbiamo visto la parte della retina per quanto riguarda la persistenza retinica. La retina è quella cosa che sta attorno, dove prende la luce, ok? Il nostro occhio cattura luce, ma è formato da due elementi. La retina, che è quella che prende l'informazione visiva, è costituita da due elementi, che sono i bastoncelli e i coni. Adesso penseranno, cosa sta parlando sto matto e cosa c'entra sta roba? Capiremo che questa cosa qua è direttamente collegata con la compressione che andremo ad utilizzare nella realizzazione e nell'esportazione dei video. Perché? Perché il numero dei bastoncelli, che sono più numerosi e sono i sensori per la luminosità, essendo più numerosi, noi siamo più attenti e percepiamo di più una variazione di luminosità che non una variazione di colore, in quanto i coni, che sono i sensori, chiamiamoli, del colore, sono molto meno numerosi dei bastoncelli. Non so esattamente quant'è la proporzione, però noi percepiamo, abbiamo la sensazione di percepire un colore, in realtà noi percepiamo lo stesso colore, ma la variazione di luminosità è l'informazione che ci arriva più importante. Ok? Questo verrà utilizzato anche negli algoritmi di compressione per ridurre l'informazione. Vedremo quando faremo la digitalizzazione, quando salveremo i formati, quando dovremo scegliere i formati, come salvare l'immagine, come salvare il video. Ad esempio, tutti sanno cos'è un JPEG? Penso di sì. No. No? JPEG, internet, una foto JPEG. Ok. Già sentito, ok. JPEG sfrutta proprio questo. Sfrutta questa particolarità del nostro occhio. Lo frega, in pratica. Allora, da questi colori, no? Non ho capito. Bisogna sapere come lo vedremo. Lo vedremo. Allora, da questo è come percepiamo noi i colori. All'asilo, a scuola, mi ricordo mi facevano mettere i vari colori, mescolavo tutti i colori e veniva fuori un marronzino, cioè un color abbastanza... Una roba tremenda. Cosa utilizzavo quando mettevo assieme le tempere per fare questi colori, aggiungendo il giallo, il rosso, il verde? Cosa facevo? Aggiungevo dei colori, aggiungevo dei pigmenti, e questi pigmenti sommati mi davano un colore simile al nero. In realtà il nero in natura, anche se noi lo percepiamo, ma il nero in natura come pigmento non esiste, sono una somma di vari colori. Diverso è quello che noi utilizziamo nel video. Questo di mettere assieme dei colori con le tempera si chiama sintesi sottrattiva. Quello che invece noi utilizziamo, ovvero le videocamere utilizzano, le macchine fotografiche utilizzano, è la sintesi additiva, ovvero la luce. Perché additiva? Abbiamo visto prima il prisma, luce bianca, mettiamo un prisma, la divide in tutto lo spettro visibile. Se noi abbiamo tutto lo spettro visibile, facciamo l'operazione inversa, cosa abbiamo? Bianco. Semplice, proprio lineare. Da questa cosa abbiamo queste tre letterine RGB. Cosa sono queste tre letterine? Altro numerino da ricordarsi, 3. Red, green, blu, rosso, verde e blu. Per convenzione, allora, rosso, giallo e blu in realtà è
corretto, perché noi, come quei coni, hanno dei sensori per la ricezione del rosso, del giallo e del blu. Nell'ambito tecnologico si è invece optato per determinare i tre colori primari, questi rosso, giallo e blu sono i colori primari, e hanno determinato che i colori primari sono il rosso, il verde e il blu, il sistema RGB. Il sistema RGB lo vediamo su qualsiasi monitor CRT, che sono quelli che ormai non si trovano più in vendita non si trovano più i CRT, il tubo catodico classico televisione grande, se si mette una goccia d'acqua sul display si vedono tre puntini. Questi tre puntini sono di tre colori, che sono rosso, verde e blu. Questi sono i tre colori di quei tre puntini. L'avete mai provato? No. Spuda sul... No, il monitor, adesso bisogna accendere, però non ha... Se avete ancora una TV vecchia, provate a mettere una gocciolina, si vedono i tre puntini. Questi tre puntini creano, con la somma dei tre colori, danno il colore desiderato. E questo è l'RGB, sono i tre colori di base, rosso, verde e blu. Se vedete, se io metto la luce rossa sopra la luce verde, mi dà che colore? Giallo. Come? Giallo. Il verde sopra il blu mi dà un colore azzurrino che viene chiamato ciano, non luciano, ciano, cyan in inglese, e il blu sul rosso dà un colore che è il magenta. In centro cosa abbiamo? Il bianco, ovvero la somma dei tre colori. Sintesi additiva, la somma dei tre colori mi dà colore bianco. Ok? Però quel giallo, magenta e ciano sono la base di che sistema? Avete mai visto quando insegno nelle scuole, faccio tutte ad aprire sotto il succo, il succhetto, le robe che hanno stampate, le varie cose sui succhi, sul tetrapack, quando lo apri sotto di solito ha quattro colori. Uno è il giallo, uno è il magenta, uno è il ciano e uno è il K, che è nero. C'è il metodo CYMK, SYMK, C-Y-M-K. Adesso vi state chiedendo, ma cosa parla sto qua del tetrapack con il video, eccetera, eccetera. Vedremo che quando dobbiamo montare o inserire delle immagini all'interno di un video, molte volte queste immagini che magari ci arrivano dalla stampa, oppure dobbiamo dare per la stampa, dobbiamo convertire il formato dell'immagine da RGB, ovvero formato video, formato di sintesi additiva, a formato CYMK, cioè CYMK. Questo perché? Perché così io controllo, ho il potere di controllare la taratura dei colori e quando vado in stampa, cosa che non si fa mai, ad esempio per protezione, ma probabilmente quest'anno l'ha fatta Piero, controlla i file e li mette in una modalità adatta per la stampa. Così quando noi dobbiamo preparare anche una foto che magari stampiamo e facciamo in RGB, se la vogliamo stampare i colori sono diversi. Perché? Perché probabilmente noi non abbiamo fatto una conversione a monte da una sintesi all'altra. Chiaro? Tante volte si vede, vedete anche se ci sono anche nelle riviste, tante volte ci sono, a volte sono degli errori di taglio e si vede che sul bordino della pagina ci sono questi tre colori più il nero, che sono i tre colori base dell'offset che viene utilizzato per la stampa, no? Sì, stampa, sì, del
della stampa rotativa, questo anche per magliette, cioè tutto quello che stampa con i pigmenti, non con la luce. Ma perché è più facile trovare i pigmenti di colore là? Perché se i primari, il giallo, ciano e magenta sono i primari dei pigmenti, mentre RGB sono i primari della luce, dell'immagine della luce, gli altri sono i primari, colori primari per la stampa. Non c'è il nero, ovvero come facciamo il nero? Come facciamo il nero con l'RGB? Se aggiungo rosso, se aggiungo verde, se aggiungo blu o bianco, cosa faccio? Tolgo bianco e tolgo blu, tolgo verde, tolgo rosso e ho nero. Ok? Ecco, assente luce, cioè, però. Però prima che hai detto che il nero non è solo il colore. Nero sono il colore, è sintesi sopraattiva, nei pigmenti. Nei pigmenti. Quando si utilizza il CYMK, questo sistema per la stampa, la somma di questi colori darà un colore marroncino scuro, quel colore là è sintesi sottrattiva, questa invece con la luce noi lavoriamo sulla sintesi additiva. Perché di solito, perché faccio questa introduzione? Perché di solito tutti sono abituati a lavorare con la sintesi sottrattiva, cioè l'esperienza è sempre, nelle scuole è sempre quella di mescolare i colori e non è chiaro come mai si mescola i colori o il colore bianco, perché in un ambito stiamo parlando di pigmenti, pittura, nell'altra stiamo parlando della luce che ha due modi diversi. Non stiamo a spiegare perché vediamo la luce, il colore, la rifrazione, perché assorbe tutte le frequenze, no, non entriamo nel, perché non ci serve. Questo ci serve perché? Perché noi dovremo capire, vedremo adesso, tutta un'altra serie di cose legate alla digitalizzazione. Una sola domanda, c'è una codificazione, il rosso è una certa frequenza, ben precisa o no? E a livello di luce? Sì. Va da 5. No, non tutto il tetto rosso, il rosso quello. Allora, per quanto riguarda il pigmento, le varie codifiche come il Pantone. Cioè il Pantone viene definito un color e quel colore è codificato, te sai che ha toc 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 di quei colori. Tutto il mondo è proprio uguale. Ma sui postori, per esempio, di un monitor, il rosso è una frequenza ben precisa. Il gamma è una frequenza ben precisa e viene fatta con i gamut, che è tutta una serie di procedure molto. Gamut, non il camut. No, è tutta una serie di cose. Infatti, i monitor e anche vedremo con l'installazione dei software, in certi casi richiedono la taratura dei colori, perché ad esempio io posso tarare i colori in un determinato modo, specialmente nel montaggio video, che è una cosa che non si fa quasi mai, perché uno monta il video, guarda i colori, sì, boh, l'ho fatto bianco, l'ho visto, però in realtà l'uniformità colorimetrica di un video, ovvero il color, che è una fase della post-produzione che vedremo molto velocemente, e tarare tutti i visi, tutti i rosa dei visi, nello stesso modo, che abbia un'uniformità di colore. Questa roba qua viene definita quando io, ovviamente sul monitor, definisco che il bianco è bianco e non verde o azzurro, tipica cosa che succede, e il rosso è rosso e non arancio o cosa simile. Noi abbiamo tutti i monitor, ovviamente se prendo questo monitor, già vedere la roba qua e vedere là, ha completamente due colori diversi, anche se non va bene, ma in realtà in ambito professionale i monitor sono tarati. Ecco, quel monitor là, quella SIE, quello è un ottimo monitor da grafica, perché quello permette di tarare il colore in maniera precisa. E quell'altro lo vedo. La SIE, quella è un ottimo monitor, eh? Cioè, una roba. No, il forno, quel grigio. Ok, allora,
Digitalizzazione. La digitalizzazione abbiamo fatta già prima sotto una forma particolare con l'arcobaleno, no? Abbiamo definito i colori, abbiamo digitalizzato praticamente. Sappiamo tutti cosa significa segnale analogico, segnale digitale, ovvero che la TV prima funzionava, adesso non funziona più. Non c'è proprio neanche un canale. Cos'è l'analogico? Abbiamo visto che l'analogico è un'onda, il digitale semplicemente dice puntino dell'onda qua, puntino dell'onda qua, puntino, cioè la campiona, la chiude in piccoli contenitori. Questi contenitori sono degli elementi di informazione, delle unità minime di informazione che vengono chiamati bit. Bit avete già sentito? Bit no? Il bit. Bit, binary digit, ovvero l'unità minima di informazione che può avere due stati, acceso o spento, 0 o 1, come un interruttore, acceso o spento, unità minima di informazione, meno di questo non puoi avere, hai due stati, è chiaro il bit? Ok, ma col bit cosa facciamo? Impizziamo e subiamo la luce. Il bit, una cosa importante, è viene definito con la B minuscola. Questo vedremo quando faremo le compressioni, velocità di trasmissione, eccetera. E era andato troppo là? Allora, dal bit al byte, che è quello che noi di solito utilizziamo e sentiamo di più, kilobyte, megabyte, gigabyte, sempre questo byte, byte, byte. Ma cos'è un byte? 8 bit. Perché 8 bit? Non va Luisa, non risponde. 8 bit servono, cioè 8 bit, allora partiamo. Allora, un bit quante posizioni può avere? 2, 0, 1. Con 8 bit quante combinazioni posso avere? 16. Ah sì, perché? No, ah sì, ok, perché? 2 alla? All'ottava, ovvero 256 stati, 256 possibilità. Con 256 possibilità, noi in questi 256 possibilità possiamo avere tutti i caratteri, i segnali, i segni di punteggiatura, i numeri del codice occidentale. Ok? Tutte le lettere, maiuscole, minuscole, stanno all'interno di questi, di questo ammasso di dati, in questo byte. Con questo byte ci possono stare tutti questi dati, ok? Robe che dopo se dimenticheremo, però ritorneranno più tardi quando servirà nell'export del materiale. Allora, in un byte, ovvero in 8 bit, stanno tutti i caratteri, cioè noi possiamo, le combinazioni di questi bit come sono? Da 00000000 a 1111, perciò 256. Altro numero da ricordarsi, 256. Ah, oltre alla scrittura, permette di fare una scala di grigio continua da bianco a nero, indistinguibile dall'occhio umano, cioè non vediamo quelle linee che ogni tanto si vedono sulle cose a bassa risoluzione. Non so se avete mai notato delle cose che vanno, delle sfumature con delle linee, che si vedono proprio queste linee grosse che passano magari da una zona scura a una zona chiara, si vedono come dei blocchi, come dei gradini. Ecco, questo, il 256 bit, 256 non bit, possibilità, ovvero gli 8 bit mi permettono di avere un passaggio da nero a bianco, una scala di grigi, passando per i grigi in mezzo, senza soluzione di continuità per l'occhio umano. In realtà c'è, ma noi non lo percepiamo. Chiaro? Ok. Questo si collega, vabbè, ecco qua, è il byte,
praticamente il numero di bit necessari, questo abbiamo già visto, è 2 all'ottava, l'abbiamo visto prima, e adesso arriviamo a byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, eccetera, eccetera, eccetera. Stai dicendo che è la scala di Grigi che ha introdotto il byte di 8 bit, o cioè, il fatto che coincida con la risoluzione, diciamo, di Grigi dell'occhio umano ha determinato il fatto che un byte di 8 bit, oppure... Sì, è una codifica, perché all'inizio per tutti i caratteri, in realtà, perché questa cosa è stata inventata negli Stati Uniti, tutti i caratteri bastava l'ASCII code, che l'ASCII code è il codice American Standard Code for Interchange Information, cioè il codice di interscambio dei dati utilizzando dei caratteri. Bastavano 7 bit, ma nel momento in cui si è aggiunto, c'era la possibilità di dire ok, però per praticità non 7 è un po', ci crea un po' di confusione, facciamo 8 perché ci permette anche di aggiungere tutta la scala dei colori. Infatti 8, poi abbiamo i 16, perché abbiamo anche a livello di programmazione abbiamo i word, i nibble, che sono 4 bit, poi i word, long word, che sono tutte delle cose che sono multipli di questi byte, no? 8, 16 e avanti. Però in realtà questo del 256 è proprio per creare tutta la gamma delle scale di grigio. E dopo vedremo anche perché, perché dopo per replicare i colori si utilizzerà sempre questa cosa. Byte, kilobyte, megabyte, gigabyte. Un chilo, come ho chiesto stamattina, un chilo di patate, quanti grammi sono? 1000. Un kilobyte, uno dice, un kilobyte, quanti byte saranno? 1000. No, non è 1000. Perché... si ragiona sempre a base 2, sempre due stati, perciò un kilobyte sono 1024 byte. Quando noi andiamo a prendere una scheda di... non è chiaro? Sì, capisco. 256 per 2 è ancora per 2. Sì, però di base, basiamo, noi partiamo da 2, dallo stato 2, acceso spento, ok? Alla decima, ovvero 10 volte... cioè non 10 volte, 10 volte abbiamo 1024, 2 alla decima. Allora, un kilobyte non sono 1000 byte, ma sono 1024 byte. Allora, quando andiamo a prendere una scheda di 4 gigabyte, in realtà non sono 4 gigabyte, ma sarà qualcosa? Meno. Di più. 4 comunque kilobyte, megabyte, cosa sono? 1024 kilobyte è un megabyte, oppure 1024. Dopo il megabyte cosa abbiamo? I gigabyte, giga, dovrebbe essere 4000 1024 per 2. Un megabyte è 1024 per 2, non per 2, per 1024. Allora, megabyte, se parliamo quanti byte, 24. Sì, questo è il classico. Allora, partiamo dal byte. Da 1024 byte è un kilobyte. Sì, 256 per 2 per 2, diciamo che è 2 alla decima. 1024, cioè per arrivare a un megabyte, quanti kilobyte ho bisogno? A megabyte, quanti kilobyte? 1024. Perciò quanti byte saranno un megabyte? 1024 per 1024. Quindi 2 alla decima per 2 alla decima sono esponenti 2 alla decima. Non l'avessi mai detto così, comunque sì.
Praticamente abbiamo 1024 kilobyte metri quadrati, poi abbiamo 1024 lotti in byte per diventare kilobyte, per 1024 meno 1000, e così avanti, 1024 per 1024 per 1024 gigabyte, terabyte, petabyte, esabyte, zettabyte e iottabyte. Buonissima, la iottabyte è perfetta. Allora, questo lo ripeteremo, perché questo dei byte, bit, è un po' sempre così, crea confusione, ma questo ci serve a capire perché anche noi abbiamo le memorie del 32, del 64, perché abbiamo il monitor con una determinata risoluzione, eccetera, eccetera. Allora, ovviamente noi abbiamo 256 possibilità, quella della scala dei grigi, no? Da 0 a 255. 0 a 255 sono 256 stati, ok? Per codificare quei famosi colori che abbiamo visto prima, l'RGB, noi utilizziamo un sistema di numerazione che contiene anche le lettere, che è il sistema esadecimale. Avete mai sentito parlarne? Ok. Il sistema esadecimale parte da 00. In realtà qua c'è, nei colori si usa 00, non 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nel sistema decimale abbiamo 10, 11, 12, 13, 14 e via. Nel sistema esadecimale dopo il 9 arriva la A. 9, A, B, C, D, E, F, dopo la F c'è il 10, che corrisponde in realtà al nostro 16. Se non è un 10, è un 1, 0, sì, 1, 0, però infatti prima è 0, 0, infatti questo, però per rendere più semplice la comprensione di come è il sistema esadecimale, vi è chiaro? Ma capiremo subito il perché utilizziamo. Perché utilizziamo questo sistema? Perché noi abbiamo 0 decimale e 00 esadecimale e 255 decimale è FF esadecimale. Ok? 0 è il numero. Sì? 0 A, 0 B, 0 C, 0 F, dopo come è per lui 1, 0. È più chiaro, no? Perché sto 10 non è 10, sì, 1, 0, 1, 1, 1, 2, sì, ma è diverso da dire 10, perché se introduci 10 uno pensa che sia 10, in effetti non è 10, è 1, sì, 0, infatti il problema è che là non sarebbe 0, ma sarebbe 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, cioè questo sistema lo capiremo dopo, ho messo così per capire che si arriva fino a 15 e dopo del 16 c'è 1, 0. In realtà quello che noi solitamente otteniamo 10, in realtà è il numero successivo dopo la F, quello che noi vediamo come 10, ok? Sì, no, era. Sì, sì, no, ma era per spiegare a uno che non ha mai visto un esadecimale. Allora, 0 decimale, abbiamo detto che 00 esadecimale e abbiamo detto che abbiamo 256 stati, perciò l'ultimo numero è 255, che in esadecimale è FF. FF. Allora, e questa cosa ci serve? Ci serve per definire i colori. Tutta sta pappardella, tutta sta roba della digitalizzazione, esadecimale, tutta sta roba qua, per definire semplicemente il codice che andrà a definire i colori. 0000 0 colore, FFFFF invece è il colore bianco. Perché? Perché abbiamo la prima coppia sta per rosso, la seconda coppia per il verde, la terza coppia per il blu, RGB. Perciò se la prima coppia è rosso, in questo numero qua, questo codice qua. Questo qua, il primo, cosa sarà? Che colore? RGB. Rosso, nero, nero. No. Il primo è la prima coppia verde. Il primo è rosso,
al massimo 0, 0, praticamente assenza di luce, perciò avremo il nero, luce nera non somma la rossa, perciò quell'F00 sarà rosso. Quello in mezzo sarà? No, giallo. Verde. Verde. E l'ultimo, dobbiamo ragionare sempre su quel triangolino di colori. Abbiamo FF, il massimo è un rosso. 00, verde. Ci mettiamo, no, perché abbiamo rosso più blu è uguale magenta. Quello. Rosso più blu è uguale magenta. 00 FF 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 FF. Allora, no? No, allora. Noi abbiamo visto prima il codice. No, allora, prima abbiamo visto quella cosa dell'RGB, quei tre colori. E abbiamo detto che c'è una variazione di scala di grigio da 0 a 255 dal nero al bianco. Se io applico questo sistema ad un colore, ho dal nero al rosso, dal nero al verde, in 255, ovvero da 0 a 255, in 256 passaggi. Capito? No. No. Ok. La lavagna. Allora, allora, la base è allora, qua sono scritto su questo? Sì, sì. Ma non lo come scrivere? Come? In Cina. Allora, RGB è il sistema. Noi per definire il colore abbiamo visto che abbiamo da 0 che è assenza di luce, ovvero colore nero, al massimo che è FF, che è il massimo 255, ovvero FF. Adesso parliamo in esadecimale, non parliamo più in decimale. FF che equivale a 255, ma è il massimo del colore, perciò il bianco su una scala di grigi. Ma se io cambio e dico no, parliamo del rosso, abbiamo 00, che colore sarà? Nero. FF, se utilizziamo il rosso, sarà? Il massimo del colore rosso sarà? Rosso. Sarà rosso. Idem per il verde, idem per il blu. Se io sommo i tre colori, avrò il colore bianco. Sullo schermo di lettura. Questo lo vedremo in pratica sulla, anche sulla, si capirà magari provando, si capirà meglio. Però se si riesce già a capire qua, poi si è facilitati per dopo. F00 FFFF, che colore è? No, rosso, non c'è niente, FF verde, FF blu, perciò in mezzo a quel triangolino, torno qua, eccolo, ups, allora, qua sono FFF al massimo, ok, no, diciamo quel 00 FF, allora 00 del rosso, via, non ci sono, FF del verde, FF del blu, a metà, ciano, ok? Sempre ciano qui. Scusa però. A A 00 A A F. Sempre ciano o 00 allora 00 non avrò niente. A A su un verde FF sta qua in fondo. A A sarà qua. E dopo lo sposto dove? Questo è dito FF? Lo sposterò più in qua, perciò sarà una tonalità di questo colore. Cioè, noi non abbiamo, grazie a questo sistema esadecimale, noi possiamo creare quanti colori? Tutte le sfumature intermedie. Tutte le sfumature intermedie, dal nero al bianco, passando attraverso tutto lo spettro visibile. Che sono quanti colori? 256 per 256 per 256.
ovvero 16 milioni di colori, che più o meno sono il numero dei colori che riesce a distinguere l'occhio umano. Più o meno ne distingue qualcosa di più, qualcuno qualcosa di più, qualcuno qualcosa di meno. Però è la cosiddetta, sicuramente avrete visto sulla vostra scheda grafica ha quanti bit? Se ho usato 3 byte, quanti bit? Nazista. Se ho usato 3 byte, quanti bit di informazione ho usato? 8 per 3. No, 8 per 3, ovvero 24 bit. Allora, un byte per il rosso, 256 possibilità, un byte per il verde, un byte per il blu, ovvero 8, 16, 24, 24 bit. Ma noi nelle nostre schede grafiche ogni tanto vediamo anche quanti bit, 32 bit, non so se avete mai notato, che è il cosiddetto alpha channel. Alpha channel sono dei colori invisibili che servono per utilizzare la trasparenza, che lo vedremo quando inseriremo i titoli. Quando inseriremo i titoli utilizzeremo le trasparenze. Allora, scusa, però ti diciamo, allora proprio definito come 00 e fefe, non AA e fefe, non è un ciano. Un ciano più pallido, ciano pallido, ciano pallido. No, ovviamente tutti i colori, poi questi sono i colori i primari, però ovviamente CC, 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 che colore sarà? CC, CC, CC. Molto vicino all'F, perciò sarà molto chiaro, però sarà tra il chiaro e lo scuro, perciò sarà un grigio molto chiaro, mentre un 33333 sarà un grigio molto scuro. Ok? Okay? Allora, una cosa, un po', quando si lavora con i con le doppie, cioè FF, sempre coppie, con le coppie di lettere, sono i colori cosiddetti web safe, ovvero sicuri per l'utilizzo su display di internet, sul web. 62A5B4 è un colore non standard per internet. Questo solamente per parlare sul discorso dell'utilizzo delle immagini, ad esempio, su dei colori all'interno di cose legate al web. Allora, quando sono le coppie, se tu devi fare un colore di base, di sfondo di qualcosa, di sfondo o il tipo di lettera che non sparpare all'interno di una cosa web proiettata sul web, anche un video, che una lettera sia più standard, che non abbia delle variazioni, si utilizzano sempre i colori con le doppie, prima FF 2, 2, 4, 4 e così, sempre per coppie. Sentite che la possibilità di digitare il valore del colore? Sì, lo vedremo. No, lo vedremo. Oltre a poi digitare, puoi scegliere RGB, puoi scegliere dal lab, dai vari sistemi che esisti, oppure direttamente dal cerchietto e te scegli il colore. Quando digitare il valore direttamente? Prego? Fai digitare direttamente il valore tuo. Sì. Se tu vuoi il colore bianco giusto, ti fa 0, FF, che sono sicuro che quel bianco è bianco standard su tutti i computer del mondo. Se da un Chrome, se non è una pagina, potresti scrivere su YouTube e scrivere questo elemento, che gli scambi con la prossima volta perché è già le 9. Ok, mi fermo qua. Domande? Il quarto byte. 25esimo, 32esimo bit. La trasparenza. Sì. No, non vale sui colori, è semplicemente informazione aggiuntiva. Sì, informazione aggiuntiva, quindi però bisogna fare trasparenza di come funziona. Posso immaginare che cavo via l'immagine per un fratto di secondo, no? No, il cosiddetto alfa channel, l'altra, da tutte le informazioni relative alle trasparenze. Ad esempio, cosa fa l'alfa? Di solito quando utilizzo un'immagine, video, e voglio bucarla, fare il classico effetto Tele4 con il personaggio, o effetto Cacamo, con la cravatta trasparente. È presente? Cioè, la cravatta con Napoli sulla... Allora, cosa succede? No,
L'effetto del chroma key, quando presenta il giornalista negli studi televisivi è ripreso, lui nello studio e sullo sfondo dell'immagine. Ecco. E se fa pagare come se fosse un'America. Come se fosse là. Decisamente che acqua non con due immagini differenti, quindi c'è una e quell'altra. Sì, ma come tolgo e come sovrappongo utilizzando l'informazione dell'alfa channel, della trasparenza, e dico quel colore là diventa trasparenza, diventa una maschera, e quella maschera mi la buco per far lo sfondo. Questo diventa trasparente. E allora non vedo uno, vedo solo l'altro, giusto? Sì. Però dopo quando c'è la dissolvenza, tu vedi le due immagini, per cui che quando c'è la dissolvenza, se sono io, dopo fuma e viene lui qualche aspetto, no? Sì. Il montaggio di vita, quindi c'è un momento in cui vedi tutti e due. Sì. E questo vuol dire che in quel momento c'ho una frazione di secondo. No, perché se anche lui che le fa channel, se anche lui ha l'immagine bucata, l'informazione. Ma non però, cioè di cosa stiamo parlando però? No, c'è una dissolvenza. Sì, dissolvenza normale, senza. Normale, qui c'è un'immagine, poi se cambiamo la via arriva quell'altra. Sì. Nel momento tu vedi tutte e due. Sì. Allora te tutte e due sfumate, vuol dire che per una frazione di tempo c'è una, per una frazione c'è l'altra, per guardare tutte qui. La dissolvenza. Della persistenza dell'immagine, no? No, non capisco, cioè, però la domanda. Ma che qual è? Photoshop. No, no, sto parlando della dissolvenza in video. Sì, no, perché spiega questa possibilità. Un momento in cui prima c'è il mare, poi passa il monte. E se. Che adesso un mare un po' monte, non c'è un mare un po' monte? A metà, 50%. 50%? Sì. Vuol dire che c'è un po' di immagine, un po' di altro, quindi sì. Vuol dire che con questa immagine al 50% oscilla tra le due. No, viene creata una seconda immagine, che è composta dalle due immagini. Non è un trucca, cioè questo funzionava nel trucca, cioè nel sistema della pellicola, che bisognava fare quel passaggio proprio fisico, perché avevo fisicamente un oggetto prima sulla pellicola e dopo avevo un oggetto fisicamente dopo. Allora per giocare su queste due cose devo fare l'illusione di mettere uno prima, uno dopo, uno prima, uno dopo, ma questo si faceva negli anni 50 con la pellicola, nei sistemi lineari, cioè quelle robe, cioè taglierina, cioè proprio. Allora, devo guardare un punto di un'immagine accanto al punto di quell'altra. No, perché quelle due immagini creano una seconda immagine con un valore da 0 iniziale a 100 finale. Perciò in realtà noi non andiamo a mettere una su e una giù, noi semplicemente facciamo una sopra l'altra. La potenza di quella che va sopra è da 0 va a 100. Non ovviamente in pellicola, nel sistema digitale sì, in pellicola invece funziona con quel sistema là. Sì, se si crea un'immagine, ovviamente un'immagine ogni 25 secondi. Un'immagine ogni 25 frame, sì. Boh. Ogni 25 frame. Un'immagine per singolo frame, o per singolo 25esimo di secondo. Se interlacciata anche. Una domanda che non so se ho capito bene, ma praticamente sentite ciò che riprese in mie sue indifferenze. È come prima roba, il discorso che prendevi del viso, che tutti diventa radio sulla stessa, la prima roba che te fa, te porti tutti alla stessa scala, insomma. Perché allora, se non uno sì. ad esempio la cosa che avevo in quello del video, ma che se vedi comunque nel video da Vorrei Vosa, il problema è che le prime riprese erano molto blu, quelle altre erano più calde, cioè meno calde come temperatura colore, cioè più giallini così, e le altre invece era ben equilibrate. E ho dovuto trovare una via di mezzo per non avere questo forte blu all'inizio e forte giallo alla fine e mantenere una cosa, non te puoi recuperare tanto perché purtroppo la compressione, ovvero quel sistema per fregarlo a più mano, quello della compressione del JPEG che parlavamo prima, utilizza degli algoritmi che, aggiungo un termine che lo vedremo, adesso lo butto là, però lo vedremo e capiremo cosa significa, lossless, cioè che non
cioè perdi materiale, o non perdi materiale se invece non va a toccare con l'immagine, però purtroppo le nostre videocamerine registrano una modalità che perde materiale, cioè riduce l'informazione. Cioè, per capire, ad esempio, come può funzionare una digitalizzazione, lo rivedremo comunque. Il mobile, una digitalizzazione fa semplicemente questo, invece di ragionare marron scuro, marron chiaro, marron scuro, marron chiaro, marron scuro, dici 1, 2, 3 scuro, 1, 2 chiaro. Abbiamo già ridotto delle informazioni. Però se noi manteniamo il colore, diciamo, a me non mi interessa che sì, 2, 3, 4, 5, ovvero due colori, posso informare e dico tutto porta marron. Questa è un po' la porta marron. Se diverso questo discorso rispetto alla risoluzione, prego. Non è niente che fare con la risoluzione, questo discorso che avete diviso. No, questo è un algoritmo di campionamento e riduzione dell'informazione per quanto riguarda i colori. La risoluzione è un'altra cosa. La risoluzione è la dimensione dell'immagine. E dopo, sì, in realtà anche i punti per pollice, che però nel video è sempre fisso a 72, però vedremo quando parleremo dei formati. Altre domande? Dubbi? Incertezze? Prossima volta non sarà più nessuno, so già. Tornando a quello che diceva Fabio, no? Quando ti sovrapponi le immagini, non è che la palla somma di quei numeri, no? Perché per un colore magari molto più forte, insomma. Anche un'intensità forse. Dipende dalla modalità, dall'algoritmo che tu utilizzi per le risolvenze. Se ti pensare, esiste le risolvenze incrociate, le risolvenze additive, le risolvenze sottrattive, tutta una serie di cose che utilizzi degli algoritmi diversi per tipologia delle risolvenze che vuoi fare. Cioè, cosa sei? In pratica, se mi vengo un'immagine da bianco a nero, per passare da bianco a nero passerò a una via del mezzo, passerò un grigio. Idem va se passo da un rosso ad un blu, sicuramente in mezzo capiterò in un magenta. Sicuramente. Cioè, a qualche punto devo diminuire una e aumentare. Sì, per qualche punto lo fa il computer, però sì, diminuisci un po' di uno e aggiungi un po' dell'altro. Però te passi da quel a quell'altro, ma lo vedremo con il sistema, come ha detto prima Luisa, vedremo come fare questo passaggio per capire questa cosa qua, che poi in realtà è una cosa che non interessa effettivamente, perché poi quando mettiamo dissolvenza dobbiamo solo se è una dissolvenza additiva, sottrattiva o cross dissolve e basta, cioè dissolvenza incrociata e basta. Questo è un vantaggio fisso, 72, quindi non so quale sarà maggiore. Allora, il video lavora a 72 punti per pollice, una cosa che parleremo la prossima volta. Comunque, sono standard, praticamente. Sì. Allora, il computer lavora a 72-96 dpi. Però l'ambito monitor e video funziona sempre così. Stampa 300, 400, che sa benissimo che può essere tutto. Però il video se è a 96 alcuni monitor, addirittura qualche un viaggio sui 120, ma sono molto rari, se più quei tecnici, proprio quelle robe per cose tecniche del CAD, però in realtà 72 è già più che sufficiente. 72, sì, infatti quando faremo i titoli per i video vedrete se potrà scegliere quando 96-72, sceglieremo sempre 72 punti per pollice, che è il grosso problema di quando si utilizza le immagini all'interno dei video, che tante volte diventa sgranate, non si è mai visto che diventa, certe volte se non trattate giuste diventa sgranate, perché noi le ricucciolimo immaginando che così riduciamo le informazioni, in realtà semplicemente le comprimiamo e creiamo delle immagini distorte, ma non uno scaling, come se una scalatura dell'immagine, che è quello che bisogna fare prima di inserire l'immagine all'interno di un video. Bene. Okay. Tutte queste cose qua sono utilissime a livello di cultura, di base. Penso che in fase operativa poi. Farà tutto il computer, no?
scelte di fare. No, allora, questo dei colori, tutta questa cosa qua, perché è una cosa teorica che poi quando andremo a inserire le cose all'interno dei montaggi, specialmente con i titoli, dovremo sottostare a queste regole qua. Perché un titolo bianco su bianco. Sì, va bene. No? Cioè, par banale, sì, mi non metterò mai in bianco su bianco, ma un'immagine, se mi faccio la foto qua dentro e dico, ok, c'è tantissimi colori, che colore scrivo il titolo qua dentro? No? Cioè allora trovare le cose, trovare, cioè, tutte queste cose in base all'analisi dei ciclamitici. Come il computer ti dà subito l'effetto che ottieni scegliendo un colore all'altro, lo scegli in quel momento, sì. Certo che l'idea tua è data di generare un diritto. No? Ma questo, per questo ho detto che oggi sarà la più noiosa, perché sarà più teoria, niente pratica, perché vedremo solamente le basi su cui lavorare. La prossima volta saranno le soluzioni, perciò torneremo un po' sui numeri, 1024, 249 numeretti, torneremo sempre su questo 3 del RGB e poi andremo sulla parte proprio dedicata alle videocamere, perché alla fine questi numeri qua, questi RGB, per esempio quando prendo la videocamera vedo 3 CCD, perché 3 CCD cosa vuol dire? 3 MOS, perché 3? No? Se non so che 3 sono RGB, perché se uno lavora, se non ha scritto 3, significa che ha un sensore unico per tutti e tre i colori, mentre 3 CCD o 3 MOS significa che ho un sensore per ogni colore. Allora chi mi darà un'immagine migliore? Uno che ha un sensore che divide tutti i colori sul stesso sensore o tre sensori uno per colore? La quale sia? No? Però se non sappiamo cos'è quel 3 CCD, perché quel 3 non va, cioè che sono queste cose qua, non so cosa, vabbè, tanto posso uguale, no? Ah beh, nella scelta dell'apparecchio. Anche nella scelta, ma anche nella scelta quando devo fare una ripresa, so che con un CCD, se vado in grotta con un CCD, so che avrà bisogno di più carica di energia per prendere l'immagine che non un 3 CCD. Perché un 3 CCD mi avrà una resa sulla bassa luminosità più alta, perché di ogni singolo colore viene diviso dal suo sensore. E perciò avrà una sensibilità sulla luce molto più alta che non un CCD unico, ovvero un MOS. E da qua arriva il costo maggiore di un 3. Ma sì, ma ormai la differenza è veramente. Ad esempio, le macchine fotografiche non hanno 3 CCD, rare sono quelle che hanno 3 CCD, hanno sempre uno, però ha un sistema un po' diverso della gestione del sensore. CCD MOS vedremo più avanti quando guarderemo la videocamera cosa significa, cosa sono e come sono fatte e come funzionano. Sono praticamente gli occhi della videocamera. Ok? Nel display vedi queste sigle? No. Nel display no, si vede sulla camera, sulla videocamera. Cioè, sulla videocamera di lato oppure nel manuale delle istruzioni c'è scritto 3 CCD, 3 MOS, 3 MOS. Io posso intervenire e modificare questo no. Quindi fa parte della scelta dell'apparecchio